la risposta che viene, meno sempre che Semmi, una di 70 anni. Si chiama Teresa. Allora il viso a farlo vedere, Gioia. Forse è meglio che ci togliamo. Perché arriva. Di tutti i film, di Shamaste. Perché ovunque sono lui è. Diciamo che sarebbe lui, dovrebbe dirci. Ecco. È vero o no? Ah? Diciamo qualcosa? Sì. Mm? Sì. Sono i vicini di un vecchio, mi stanno sequestrando. Sofia la mattina prima di andare a scuola, la vittoria è nostra, la vittoria, e lo giuro. Corrado, Sandrella, la memoria è nostra. Prima di andare a scuola. Sofia, dov'è la mia, il mio Vangelo? Dai che stiamo iniziando. Dov'è? Andiamo? No, che Corrado vuole che leggiamo? Vieni, Pedro, vieni qua. Sofia, prima di andare a scuola, quale canzone vuoi messa? Quale canzone vuoi messa prima di andare a scuola? Quella là di Corrado, quale fa? Quella di Corrado. La vittoria è nostra. La mattina, prima che noi andiamo a scuola, la vittoria è nostra in macchina, vero? E come fa? Mamma, il telefono. Allora, ve lo ricordate domenica scorsa come abbiamo iniziato? Non ce l'avamo. Leggiamo il Salmo 23. Vieni qua, Salmo 23. Vieni qua, dammi che te lo apro però. Allora. Iniziamo, il Salmo 23, abbiamo finito con il Salmo 40. Qua. Dov'è? Così, con la mano. No, in mezzo. A metà di via. Prendiamo tutto il cuore, le gambe. Che facci tu, amore? Per giocare. Vengo io, giocare con te. Allora rimanete qui un pochettino, dai, e parliamo a Gesù, ah? Rimanete qui un pochettino e poi andate a giocare, che tanto giocate sempre. Salmo 23 e dice così: l'Eterno è il mio pastore. Vieni qua. Siete qua con me. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Già, mi potremmo venire a casa, già solo leggendo questo. Già solo con questo abbiamo detto tutto. Ma grazie a Dio c'è sempre di più, perché Dio è un Dio di abbondanza. Leggete insieme, dai. È bello che ognuno possa avere una Bibbia. Quante ne mancano? Avete bisogno di Bibbia?
Tu non hai Giro. Tu non hai Giro. Io ascolto. Tu ne hai bisogno. Infatti ora qua gli ho messo il suo nome. Questa scrittura tu non ce l'hai. Quindi due. C'è qualcuno che gli manca, tu. Tu ce l'hai una. Io ce l'ho. Okay. Se non ce l'ho a portare o no. Cioè teniamo in macchina con me. Così ora questo glielo lascio a lei. Esatto. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Bene. Salmo 23 è uno dei salmi sicuramente più conosciuti nella Bibbia, perché è uno dei salmi che ha ispirato e incoraggiato milioni e milioni di persone in ogni generazione, ed è una scrittura che ci incoraggia ancora oggi e che ci fa vivere nella gratitudine. Una delle cose che noi dobbiamo realizzare quando stiamo attraversando un momento particolare, un momento di scoraggiamento, è non dimenticarti mai i miracoli che lui ha fatto nel passato. Non dimenticare mai le cose belle che lui ha compiuto nella tua vita, anche quando non lo conoscevi in maniera personale, anche quando magari eri lontano da lui. Perché guardando indietro noi possiamo vedere che noi eravamo lontano da lui, ma lui non è mai stato lontano da noi. Allora ci fa comprendere, guardando indietro, come realmente lui si è preso cura di noi, e che anche nelle nostre scelte sbagliate, nei nostri momenti di follia, nei nostri momenti di pazzia, nei nostri momenti di grande scoraggiamento, quando abbiamo fatto magari delle cose che non dovevamo fare, abbiamo visto come Dio in un modo o in un altro è stato accanto a noi e non ha permesso il peggio nella nostra vita. A volte noi guardiamo indietro e abbiamo tante cose brutte veramente da raccontare, chi è che non ne ha? Però vedete, noi siamo sempre concentrati sulle cose brutte e non ci focalizziamo sulle cose belle. Noi tendenzialmente siamo sempre portati a lamentarci per ciò che non abbiamo invece di ringraziarlo per ciò che già abbiamo. Quello che già abbiamo a volte purtroppo lo prendiamo per scontato, no? Ho una televisione in casa e me la sono comprata perché ho lavorato duramente e me la sono comprata. Ho dei mobili, ho una macchina, ho dei figli perché mi sono sposato e quindi e prendiamo tutto questo come qualcosa che in un modo o in un altro c'è dovuto, no? Ho sudato, ho faticato, mi sono sacrificato e ho lottato e ho sofferto, quindi è giusto che io ce l'abbia. E poi invece ce la prendiamo con Dio per tutte le cose che ancora non abbiamo, per tutte le cose che ancora magari non stiamo realizzando nella nostra vita, e non ci rendiamo conto che tutte le cose belle che abbiamo sono un dono da parte di Dio per la nostra vita, e che tutto quello che abbiamo non è scontato. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà, o come dice nella versione originale: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. Lui è il Dio del presente, del continuo presente. Non è soltanto qualcosa, nulla mi mancherà domani. Lui quando si presenta ad alcuni, in maniera particolare a Mosè, lui disse: io sono colui che sono. Io non sono colui che è stato, io non sono colui che sarà. Io sono colui che sono. Lui è Dio ogni istante della nostra vita. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca.
pensa un attimo ora, tu forse ti potresti concentrare su ciò che ti manca in questo momento, ma pensa a tutto quello che hai, pensa alle risposte che hai ricevuto da parte sua e che magari hai già dimenticato, perché è più importante ciò che ancora non hai di ciò che invece hai già avuto. Ma se noi guardiamo indietro, guardiamo la nostra vita oggi, questo ci spinge a vivere una vita di ringraziamento. Noi pensiamo, ah, se avessi quella cosa sarei felice, se avessi quel lavoro, se avessi quella persona, se avessi più soldi, se sarei più felice. No, e questo è il problema. La felicità e la vera gioia non dipende da quello che abbiamo, perché sennò le persone più ricche sarebbero le persone più felici. Invece la Bibbia, la vita ci insegna che le persone che hanno di più sono le persone più depresse, le persone più scoraggiate. Perché? Perché non sono i soldi che fanno la felicità, non è manco la povertà che fa la felicità. Il discorso è: non dipende da ciò che abbiamo e non dipende da ciò che non abbiamo, ma è qualcosa che realizziamo qua dentro. Quando ti alzi la mattina puoi dire veramente grazie Signore, ancora un altro giorno meraviglioso che sta davanti a me. Oggi posso realizzare qualcosa di meraviglioso nella mia vita. Il Signore è il mio pastore e oggi nulla mi mancherà. Oggi nulla mi manca. Allora io voglio incoraggiarvi a guardare la vostra vita con ringraziamento, a guardare la vostra vita con gratitudine. Pensa a tutti i miracoli che ha fatto, tutte le volte che ha provveduto. Non pensare alle volte che non ha provveduto. Pensa a tutte le volte che ha provveduto, pensa alle volte in cui ti ha guarito, alle volte in cui ha risposto alle tue preghiere, alle volte in cui magari non lo meritavi e lui è arrivato e ti ha fatto vedere la sua grazia in maniera straordinaria. Pensa a tutte le volte che è intervenuto e che ti ha tirato fuori da circostanze dove tu dicevi è impossibile. Abbiamo bisogno di sviluppare la gratitudine nella nostra vita, un cuore grato. No, ma lì là c'è la veranda, è quella della tua. Andiamo passeggiare. Allora voglio. Tocca a dire mani. Ma se il discorso che tu stai facendo, io sono pienamente d'accordo, perché tutte le cose belle che a me mi succedevano, io davo tutto per scontato, tutto, perché non dici sta cosa, perché non ho lavorato, perché è giusto che devo avere la TV, è giusto che devo avere il telefonino, tutte queste cose. Però ti dico una cosa, e per me questa è una testimonianza: da quando io ho preso la sua strada mi stanno succedendo cose, almeno io un miracolo l'ho ricevuto, quello lo chiamo miracolo, ma mi stanno succedendo cose belle una dopo l'altra. E oggi, prima non lo facevo, oggi dico grazie a Dio, grazie, ma nelle piccolezze, nelle cose. Se tipo per esempio io poco fa mi lamentavo, nel senso mi lamentavo, facevo, ma speriamo Dio che mi arriva qualche lavoro, vediamo qualcosina in più, ma arrivava la telefonata, domani non andare a fare la giornata. Cose piccolissime, ma mi succedono una dopo l'altra. Però prima facevo, che tu che devi, non sono stata brava a fare quel lavoro, perché su mi chiama? Oggi invece dico grazie a Dio. Vedete la gratitudine? Uno dei segreti della gratitudine è che ci libera dall'invidia. Ci libera dall'invidia e dalla gelosia. Quando noi riusciamo a ringraziare Dio per le piccole cose e ad essere grati a Dio per le piccole, per le grandi, per le cose della nostra vita, non vediamo più con gelosia a chi ha chi che assai e a mia più picca, ma chi che è tinto, no? Che lui che è malvagio, perché ci vanno tutte cose buone? Tu non sai dentro casa sua cosa sta vivendo. Tu non sai dentro di lui, nella sua vita. A volte noi vediamo l'esteriore, è vero o no? A noi non dà fastidio essere giudicati dall'esteriore, sì o no?
quando le persone magari danno un giudizio sulla nostra vita e noi diciamo ma tu non sai come sono io, tu come fai a giudicare, tu non conosci il mio cuore, è vero o no? E così è la stessa cosa quando noi diamo un giudizio su qualcuno, a volte giudichiamo le cose dall'esterno. C'è un bellissimo verso dove Dio dice nel libro di Samuele, dice l'uomo guarda all'esteriore, ma Dio guarda il cuore dell'uomo. Allora, una vera gratitudine, un cuore costantemente e continuamente grato, ci libera anche dall'invidia. Perché io non vedo quelle persone dicendo ah, io voglio pure quello. Perché tu sei grato a Dio per quello che hai già ricevuto, sei grato a Dio per quella che è la tua situazione, ma sei grato a Dio perché sai che Lui supplirà ad ogni tuo bisogno. E che tu non hai bisogno delle cose degli altri, tu hai bisogno di quello che Dio ha preparato per la tua vita. E quando noi viviamo una vita di gratitudine, ci rendiamo conto che il miracolo, ogni giorno è un miracolo, ogni giorno lo viviamo come un dono. Ogni piccola cosa la viviamo come un dono. Io voglio darti un segreto in questo. Comincia a ringraziare Dio per le piccole cose. Riconosci Dio in ogni piccola cosa e vedrai Dio fare grandi cose. A volte noi pensiamo che Dio si muove soltanto facendo cose eclatanti, cose incredibili, ma arriva una semplice telefonata, qualcuno che ci aiuta per strada, qualcuno che ci dà un'indicazione che ci fa arrivare esattamente lì dove volevamo andare. Qualcuno che ci dà una mano a prendere la spesa dal supermercato. Qualcuno che ci fa passare avanti, ad esempio, alla fila che stiamo facendo alla posta o che stiamo facendo per strada. Piccole cose che noi diamo magari per scontate, invece no, dobbiamo imparare, questo come stile di vita, a ringraziare Dio in ogni cosa. Amen? Amen. C'è una parola che dice Paolo, credo nella lettera ai Tessalonicesi, prendiamolo un attimo. Prima Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi. Che pagina è? 382. Andate al 382. 382. Dopo Colossesi, c'è niente. Avanti. Prima Tessalonicesi 5. 5, il versetto 16, guardate qua. Anzi, leggiamo dal versetto 15, che è molto bello. Prima Tessalonicesi 5, dal versetto 15. In poi. Dov'è? Alla fine. Ok, versetto 15 dice così: guardate che nessuno renda male per male. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Gli uni verso gli altri e verso tutti. Non solo chi dica di fare simpatia. Procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Siate sempre depressi. Allegri. Siate sempre allegri. Allegri. Ah, scusate. Siate sempre allegri. Pregate soltanto la domenica. Non cessate, non smettete mai di pregare. Il versetto 18. In ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi.
non dice pregate e ringraziate Dio per ogni cosa. Non dice ringraziate Dio per ogni cosa. Sta dicendo ringraziate Dio in ogni cosa. Tu non puoi ringraziare Dio per la malattia, che la malattia non è la volontà di Dio. Ma nella malattia tu puoi ringraziare Dio, perché sai che Lui ti guarirà. Non puoi ringraziare Dio per i problemi economici, ma puoi ringraziare Dio durante i problemi economici. Perché? Perché sai che Lui provvederà in un modo o in un altro. Non puoi ringraziare Dio che ti è capitato un incidente, ma nell'incidente puoi ringraziare Dio, perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Dobbiamo sviluppare uno stile di vita di ringraziamento, perché questo ci mantiene sempre allegri, ci mantiene sempre attivi nella preghiera e ci fa vedere le cose in maniera totalmente diversa. Una brutta notizia che è arrivata può diventare veramente una buona notizia. Una cosa, una porta che si è chiusa significa una porta che sta per aprirsi. Una via che non trovi significa l'opportunità di trovare qualcos'altro di meglio per te. Una situazione particolare dove tu dici, ma proprio a me, Signore, perché mi va a capitare questa cosa? E poi Dio cambia la situazione e la volge per la sua gloria. Sa che a volte Dio impedisce determinate cose proprio perché quella strada che noi pensavamo fosse giusta è una strada che ci avrebbe portato ad avere altri problemi. E Dio in questo ha preparato qualcosa di meraviglioso. Abbiamo così tante testimonianze di cui potremmo parlare, potremmo raccontare, ma una cosa è certa: Dio non ti lascia e non ti abbandona. Punto. Lui è tuo padre e si prende cura di te. Lui non è un uomo, Lui è Dio. Scusate se è poco. Lo ringraziamo stasera con tutto il cuore. Lui è degno di ricevere tutta la lode e tutto il ringraziamento. Alleluia. Dai la mano alla persona accanto a te, dai, ringraziamolo con tutto il cuore stasera. Padre, grazie perché sei sempre presente, grazie perché tu ci accogli sempre. Braccia aperte, pronto per benedire la nostra vita, pronto per parlare ai nostri cuori. Noi ti ringraziamo con tutto noi stessi. Riconosciamo, Padre, anche quando succedono cose che noi non capiamo, la tua mano è sopra la nostra vita. La tua mano è sopra le nostre vite. Alleluia. Questa sera vogliamo darti lode con tutto il nostro cuore. Vogliamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore, esprimere la nostra gratitudine. Grazie per come accetti ogni cosa che noi ti diamo questa sera. Grazie perché la nostra lode per te, tu la ascolti in maniera perfetta, sale davanti a te, in maniera perfetta. Alleluia. Apri i miei occhi, Signore. Yeah.
tua gloria, pensa al tuo amore su noi, per peccati amo santo, santo, vederti splendere il Signore, è la luce della tua gloria. Grazie perché non ci lasci e non ci abbandoni.
Grazie per le armi potenti che ci hai dato, Padre, la preghiera, la lode, il ringraziamento. Grazie con tutto il cuore questa sera. Alleluia, grazie Padre. Grazie, grazie, grazie per la tua presenza. Alleluia. Grazie perché fai miracoli straordinari nella nostra vita. Alleluia. Grazie Padre. Tu non sai quanto ti amo, tu non sai quanto ti amo.
sei l'unico che mi conosce e che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire. Gratitudine al tuo cuore.
Grazie Padre, grazie con tutto il cuore questa sera, con un cuore arreso e con una vita data, noi vogliamo ringraziarti per tutto quello che hai già fatto e per tutto quello che farai, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, amen, amen, amen.
E amen. E gloria a Dio. Alleluia. Dio è buono. Dio è buono. Siete pronti per qualcosa di meraviglioso? Dobbiamo leggere qualcosa in Atti degli Apostoli. A gennaio dell'anno prossimo noi avremo il nostro locale. Amen. E Dio volendo avremo delle meravigliose attività che faremo. E una delle attività che avevo in cuore da sempre di fare, da in questi anni che si è sviluppato, ne ho parlato l'altro giorno anche con lei, ci farebbe tantissimo piacere avere, e non so quando, avere un momento in cui, come anche Lea, Jenny ha chiesto, la proiezione di film, e avere degli appuntamenti speciali durante il mese, avere delle opportunità anche dove ognuno di voi darà la propria testimonianza. Sarà pubblicato su YouTube, ognuno ascolterà quello che Dio ha fatto nella vostra vita e tante cose meravigliose. Allora grazie! Grazie! Dio mi ha preparato! Dio mi ha... Dove è? Dai che c'è una parola per te. Mettete in modalità aereo. Simon. In Atti degli Apostoli voglio leggere insieme a voi. Voglio leggere. Simon, stiamo aspettando a te, Simon. Non iniziamo se non vieni, Simon. Atti degli Apostoli 16. Simon. Visto? Sai, mo, ti stai chiamando Corrado, vieni! Atti degli Apostoli, capitolo 16. Dov'è Sai, mo? Sì, c'era, vedi che avete mai. Vediamo se la trovo. Vai, se devi uscire al tuo cugino. Vediamo se la trovo. Pensi che lei già la possiede? Ciao! Bellissimo! Allora via, Atti 16, leggiamo dal versetto, leggiamo dal versetto 13 in poi. Lo sai maneggiare, no? Simon, aiutato. Che bello. Se vuoi si può fare ancora più grande. Mamma si cieca ancora più grande. Chiudo solo così, non so. Va bene. No, ma magari da San Giorgio legge. Da San Giorgio stiamo leggendo. Dovete prendere un tablet. Ma voglio il tablet, ma non lo ora ti, tu poi dopo ti scarico questa cosa. Sì. Atti 16 dal versetto 13, leggiamo qualche versetto in più, vieni bene. Questa è la storia dell'apostolo Paolo che andò a evangelizzare in una zona un po' particolare, come se si trovasse al librino, ok? Pensate un attimo all'apostolo Paolo al librino. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. Il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo, e dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate, rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare.
Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: «Questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo, vi annunziano la via della salvezza». Ed essa fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare». Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, svegliatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per suicidarsi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché siamo tutti qui». E questi, chiesto un lume, gli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila e poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Guardate com'è. Nonna, tutto a posto? Nonna, nonna è a casa. Sono girando, mamma, Giovanni, tu 14 anni. No, chi è che nonnina? Hai detto nonna. Bello, guardato, mi piaceva questa bella grande, civile, molto legge. Allora, una delle cose che noi vediamo qui in maniera straordinaria è il che veramente noi dobbiamo imparare che tutte le cose coprono. Guardate Paolo, io a volte ci sono stati dei momenti di grande scoraggiamento, sono stati dei momenti di grande prova nella mia vita, sono stati dei momenti di grande stress e a volte capita, come capita ad ognuno di noi, che cominciavo a lamentarmi, che questo non funziona, quella cosa non va, e la situazione vecchia non cancia, eccetera, eccetera. E poi capitava che mentre leggevo la Bibbia mi rendevo conto di tutte le cose incredibili che questi uomini avevano passato per predicare il Vangelo. E io dico, queste persone che venivano lapidati, frustati, buttati in carcere, al freddo, alla fame, a situazioni veramente estreme, erano sempre là a ringraziare Dio e a lodare Dio. Vi posso dire la verità, ci sono stati momenti della mia vita dove mi sono vergognato di me stesso. Perché riconoscevo che mi stavo lamentando per delle cose alla fine che futili e mi stavo lasciando prendere da una forma di scoraggiamento e di lamentela che stava condizionando la mia vita. E quando ho cominciato a leggere determinate cose, ho cominciato veramente a pentirmi, a dire: «Signore, perdonami, perché io veramente ho tutto e non mi manca niente. A volte mi lamento e mi
e mi scoraggio per delle cose che per me sicuramente sono importanti, ma quando io leggo determinate cose, allora tutto scompare. Da 10 anni andiamo in Africa e quando vai in quei territori ti rendi conto che la gente veramente non ha, dove non c'è luce, dove non c'è acqua, dove non c'è mangiare, dove non c'è niente di niente. Allora veramente ti rendi conto di quanto siamo ricchi. E mi rendo conto che in quei posti dove non hanno niente, noi impariamo da loro cosa è veramente la gioia. Mi rendi conto di quando noi siamo poveri. Dentro. Allora, guardiamo un attimo la storia di Paolo. Paolo era uno che aveva lasciato la vecchia vita per poter parlare di Gesù a più persone possibili. Si trovò in questa città e subito ebbe dei risultati straordinari. Persone diedero la loro vita a Gesù, si sono battezzate subito in acqua e hanno cominciato a pregare, ad aprire le loro case. Quello che voi state facendo, non pensate che sia una cosa tanto per aprire la propria casa e permettere a riunioni di preghiera, permettere alla lode di partire da questa casa, è una delle cose più straordinarie che si possano fare. E noi cercheremo di incoraggiare sempre più persone il più possibile, perché se le nostre case diventano luoghi di preghiera, allora realmente Dio può fare quello che vuole. Se le nostre case diventano focolai, fuochi, momenti e posti dove la presenza di Dio può fare veramente la differenza, allora noi cominceremo a vedere cose incredibili. Stasera voglio parlarvi della potenza che c'è nella lode, che esce dalle nostre case. Paolo si trovò davanti a questa ragazza che aveva uno spirito e Paolo sgridò lo spirito, dice, è scritto qua al versetto, capitolo 16, al versetto 18, dice Paolo infastidito si voltò allo spirito, non alla ragazza, allo spirito che era nella ragazza, e gli disse: io ti comando nel nome di Gesù di uscire da lei. E subito lo spirito lo lasciò. Questa ragazza, che era una ragazza che portava molto guadagno perché era usata come una veggente, come un'indovina, i suoi padroni non fecero più soldi. Allora cercarono di incolpare a Paolo, lo portarono alla piazza, convinsero le persone e queste persone massacrarono di botte e di frustate a Paolo e a Sila. Ora, pensate un attimo, queste persone furono, Paolo lo frustarono, dice, gli diedero tante frustate, ok? Tante frustate. Pensate un attimo a come doveva essere la sua schiena. Tante frustate, dice qua in Atti 16 al versetto 23, e dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Dice, e questi, ricevendo un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione. Parte più interna significa la parte più buia, la parte più sporca, la parte più umida, la parte più tremenda. Seguitemi. Signore, ma come, io ti sto servendo e sto facendo la tua volontà, da quando ti serve vanno tutto così storti. Paolo stava parlando di Gesù, cacciò il demone, lui poteva starsene tranquillo, sì o no? Ma quando lui cominciò ad operare nel mondo spirituale, qualcosa cominciò a scatenarsi contro di lui. Comprendete? Quando noi cominciamo a lavorare e ad agire nel mondo spirituale, a prendere autorità contro le forze spirituali della malvagità, le cose cominciano a scatenarsi. E succedono cose che sono spiritualmente normali. Tutti si scatenano contro Paolo, gli strappano i vestiti,
lo massacrano di legnate, lo frustano tante volte e lo buttano nella parte più buia e più interna della prigione. Ora, voi cosa avreste fatto? Io forse qualche lamentela a Dio l'avrei dato. Signora, ma come? Io invece più bene. No, no, sto predicando il Vangelo, caccia i demoni, parlo di te, eccetera, eccetera. Allora, invece, guardate qua che cosa succede. Guardate qua, il versetto 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Cos'è che faceva Paolo e Sila? Pregavano e cantavano inni a Dio. Sapete perché Dio gli aveva permesso che fossero mandati lì in quella prigione? Perché c'erano prigionieri che dovevano ascoltare la parola di Dio. Chi avrebbe mai parlato a questi prigionieri di Gesù? Chi avrebbe mai avuto l'opportunità di andare in quei luoghi e parlare del Vangelo? Tu non sai il motivo per il quale accadono delle cose che magari non capisci. Tu non lo sai. Ma la risposta è soltanto una a tutto quello che accade. Prega e loda. E se non capisci, continua a pregare e continua a lodare. E se le cose si fanno ancora più difficili, continua a pregare più forte e continua a lodare più forte. Perché c'è sempre un motivo per il quale accade. Non lamentarti, non scoraggiarti, perché c'è chi sta passando cose peggiori delle tue, c'è chi sta vivendo situazioni più estreme delle tue. Qualche settimana fa, l'ho detto l'altra volta, ci trovavamo a Napoli, dove una coppia ha chiesto preghiera per tante settimane per il figlio che aveva avuto un incidente e credevano nella sua guarigione. Poi è morto e credevano nella sua risurrezione. Hanno pregato per lui per 4-5 giorni da morto. Il ragazzo non è risorto. Dopo 2 giorni erano lì alla riunione. E sapete cosa sono venuti a fare? Sono venuti a ringraziare Dio. A ringraziarlo di cosa? A ringraziarlo per cosa? Hanno ringraziato Dio perché hanno ricevuto una pace soprannaturale nel loro cuore e che in questa disgrazia e in questa situazione loro hanno ricevuto una pace incredibile e attraverso questa situazione tutta la famiglia si è unita ed è arrivata al Signore. Noi non capiamo perché esistono determinate cose. Ma una cosa è certa. Il nostro compito è continuare a pregare e continuare a lodare. Dice, mentre cantavano al versetto 26, improvvisamente, dillo insieme a me, improvvisamente, si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Tu non hai idea della potenza che c'è nella tua preghiera e nella tua lode. Non serve solo a te, ma serve per le persone che sono accanto a te. Perché erano in prigione quelle persone? Paolo era in prigione perché aveva cacciato un demone. Quelle persone forse erano in prigione perché avevano ucciso, perché avevano rubato, perché avevano fatto qualcosa. In un certo senso quelle persone erano in prigione perché se lo meritavano. Paolo no. Ma voglio dirti una cosa.
in qualunque situazione tu ti trovi, tu porti la grazia di Dio nella tua vita. E ovunque tu arrivi, tutti sperimentano la grazia di Dio. Anche quelli che non lo meritano. Perché la domanda è, tu l'hai meritato? No! Nessuno di noi merita niente. Ma la cosa straordinaria è che Dio dà sempre un'altra opportunità a chi ama. Ed ecco perché attraverso la tua preghiera e la tua lode, ovunque tu ti trovi, nel lavoro, a scuola, in famiglia e per strada, in qualunque situazione, la tua preghiera e la tua lode può scatenare un terremoto spirituale che può aprire letteralmente le catene di tutte le persone, non solo le tue, ma anche delle persone che sono accanto a te. E tu dirai, no vabbè, ma io me lo merito, io non so merita. Quando Dio comincia ad agire, non esistono più i meriti. Al Signore mi ha fatto la grazia, chi tu? No, non ti rallegrare mai se succede qualcosa di brutto nella vita delle persone che non ti stanno simpatiche. Mai. Nel nome di Gesù, mai. Non rallegrarti mai quando succede qualcosa di brutto a una persona che ti ha fatto del male. Perché il Signore Gesù ci ha insegnato. C'è qualcuno che ti sta maledicendo, benedicilo. Ascoltate, Gesù quando ha detto se c'è qualcuno che ti maledice, Gesù non ha detto se c'è qualcuno che ti maledice fai pregare per te. Io ascolto, noi giriamo tantissimo con Mary e ne vediamo veramente di tutti i colori. Noi continuiamo ad avere persone che dicono, fratello prega per me, sorella prega per me perché c'è qualcuno che mi sta maledicendo, c'è qualcuno che mi vuole male, c'è qualcuno che mi fici qualche cosa, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che ti sta maledicendo? Non dobbiamo pregare per te, dobbiamo pregare per quello. Vedete il messaggio di Gesù come va? In maniera diversa da come noi pensiamo. C'è qualcuno che ti sta facendo del male? Benedici. E non rallegrarti se qualcosa di brutto capita da te. Perché qualcuno poi si rallegrerà di qualcosa di brutto che capita nella tua vita. E questo ti farà stare male. C'è l'applicazione dell'uso in aereo. C'è l'applicazione dell'uso in aereo. Se tu alzi il menu da sotto. Non dici che funziona il telefono. C'è ascolto, lo va. Si dice ascolto. Non ti fa male. Una delle cose che noi dobbiamo comprendere è che il nemico non è mai fermo. E lui non si stanca mai. Il diavolo non si stanca mai e lui sarà sempre in attività. Ma c'è la possibilità di vedere Dio all'opera nella nostra vita. Non fermarti di pregare. Dice, ma sono nella parte più interna della prigione, proprio più in basso di qua non posso andare. Più nelle tenebre di dove sono non posso andare. Io voglio dirti, Dio ha una via preparata per te mentre ti trovi proprio lì nella profondità della prigione. Dio ha preparato qualcosa di straordinario, ma una cosa è certa, non dobbiamo fermarci di pregare, non dobbiamo fermarci di lodare. Con Rosario e Mariella ci conosciamo ormai da 30 anni. E posso dirvi quello che Dio ha fatto nella loro famiglia, quello che Dio ha fatto nella mia famiglia, nella famiglia di mio padre, di mia madre. Vedere come Dio li ha tirati fuori. Loro potrebbero raccontarvi, stare qui non per ore, per mesi, a raccontare quello che Dio ha fatto nella loro vita, dei miracoli che hanno visto. È stato sempre tutto rose e fiori? No! Ma grazie a Dio sono qua con una fede salda dicendo Dio è fedele e se tornassi indietro continuerei a lodarlo, continuerei a ringraziarlo, continuerei a pregarlo perché quello che Dio mi ha dato nessuno me lo può dare.
perché nessuno mi può tirare fuori. Sì, ma è per colpa di Dio che tu ti sei trovato in prigione. Sì, ma è grazie a Dio che sono uscito da quella prigione. E oggi posso ringraziarlo e testimoniare che qualunque cosa arriverà contro, qualunque cosa accadrà, io so che Dio farà sempre una via dove una via non c'è. È un onore ed è un privilegio lodare Dio, ed è un onore e un privilegio, Jenny, cacciare i demoni e distruggere le opere del diavolo. Amen. E se lui si scatena contro di noi, noi dichiariamo che tutto si scatena contro di lui. Perché? Perché colui che è in noi è più grande, è più grande. Quindi non fermarti, non scoraggiarti, continua a credere, continua a sperare. Perché se sei in una determinata situazione, perché Dio probabilmente sta permettendo che altri possano uscire dalla prigione insieme a te. Se Dio ti ha mandato in una prigione, è perché non perché tu hai peccato, perché tu hai sbagliato, perché Dio ti sta giudicando, condannando, è perché Dio vuole far uscire gli altri prigionieri insieme a te, perché sei tu la via di fuga per la loro vita. Lo comprendi? Se Dio ti ha messo in una situazione estrema, è perché Dio vuole far uscire altri prigionieri insieme a te da quella prigione. Io mi sono sempre chiesto quando ho affrontato situazioni incredibili, e io non mi vergogno a dirlo, io a maggio del 2011 avevo deciso di suicidarmi, di buttarmi da un ponte. Io ero nel ministerio, avevo tanto, grandissimo successo. Ma la mia situazione personale, alcuni la conoscono, mi aveva portato ad una situazione estrema. Ho problemi nella mia famiglia, nella mia casa. Avevo una situazione assurda, di cui mi prendo la responsabilità. Ma io stavo facendo un gesto assurdo nella mia vita. Dice, ma non ti vergogni a dirlo? No, non mi vergogno a dirlo. Perché io so che la mia testimonianza può aiutare le persone che si trovano in quella situazione. E io mi chiedevo, Signore, ma perché ho determinate situazioni nel passato, problemi economici, situazioni per anni e anni e anni a stare in una situazione estrema? Perché sono arrivato in una perché mi hai fatto arrivare fino a lì, in quel fondo? Ecco, bene. Ascolta, perché questa è una parola da parte di Dio stasera. Dio ci porta alla fine di noi stessi per fare uscire con noi tutti gli altri che non riuscirebbe a uscire da soli. Quando loro hanno cominciato a pregare, a lodare Dio, dice la Bibbia, non a lamentarsi, chiaiuca. Dove come stai sanguinando? Si vedono i costi, si vedono. Io di più per il freddo avrei preso. Il freddo. I ceppi erano dei pezzi di legno che legavano e alle caviglie che strisciavano, la pelle si mangiava letteralmente, ti gonfiava, era una situazione estrema. E cosa facevano Paolo e Sila? Pregavano e lodavano Dio. A mezzanotte, dice, perché a mezzanotte? Proprio nel momento proprio più buio, dice, più scuro in mezzanotte non può fare. E quando, cosa fai quando sei a mezzanotte? O ti trasformi in lupo, mannà, oppure cominci a splendere con la luce del Signore. Amen. O ti butti nello sconforto e dici, più mia, forse Signore la croce. Oppure dici, no, se Dio ha permesso che io mi trovo qua, c'è un motivo. E quando loro cominciavano a lodare e a pregare, un grande terremoto che ha cominciato a scuotere le fondamenta e le prigioni di tutti si aprirono. Comprendi quello che ti sto dicendo? Quando Dio ti porta ad un estremo, la tua esperienza aiuterà altri, perché nel nome di Gesù tu ne uscirai. Ma attraverso la tua testimonianza altri usciranno, e gli altri diranno, se Dio ce l'ha fatta con Mariella, allora ce la farà anche con me. Se Dio l'ha fatto nella vita di Rosario, allora lo può fare anche nella mia vita.
perché come Dio ama loro, Dio ama anche me. E quando ti trovi nella situazione che hai davanti e tu preghi e lì ti dice ma io non prego, caccia il demone, hai voglia di pregare, caccia il demone, benedici. Benedici e benedici, non cercare di cambiare nessuno. Noi non siamo chiamati a cambiare le persone, noi siamo chiamati a benedire le persone, perché il cambiamento è un'opera dello Spirito Santo. E quando arriva il momento, quando arriva il momento, noi abbiamo testimonianze meravigliose di persone che dicevano: mia madre pregava per me, mia madre, mia nonna, mio padre continuava a pregare per me, continuava a pregare, ma io ero testarura. Poi è arrivato il momento in cui i miei occhi si sono aperti. Ciò che noi facciamo nel segreto e nel privato non è mai perso. Mai. Pensate che sia finita lì? No, il carceriere pensava di aver perso tutti i prigionieri. A quel tempo, se un carceriere perdeva un prigioniero, veniva ucciso. Comprendete? Il carceriere disse: non li vessi lui, li vessi tutti i vari. E Paolo, mentre quello stava per suicidarsi, disse: no, non farti alcun male. Guardate Paolo, che gli poteva dire: buono, ci sta, fatti fuori. No, Paolo disse: se noi siamo qui, è anche per te. Io devo guardare a te. Non è solo grazie a te, ma noi siamo qui per te. E quando il carceriere vide tutto, disse: che cosa devo fare per essere salvato? E Paolo disse: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu. È tutta la tua razza, come si suole dire. E sapete cosa è successo? Sapete cosa è successo? Hanno fatto una riunione in casa del carceriere. Cioè, nel momento delle difficoltà, ascoltate questo: Dio fa diventare i tuoi nemici, li fa diventare i tuoi fratelli. Ti immagini i tuoi nemici? Dio li fa diventare i tuoi fratelli, e i tuoi nemici, quelli che ti hanno fatto del male, ascoltatemi Jenny, ascoltami, quelli che vi stanno facendo, questa è una parola che vi sto dando da parte di Dio, sto profetizzando in questo momento, ok? Quelli che vi stanno facendo del male un giorno vi chiederanno: per favore vieni a pregare a casa mia. Ascoltate questa parola, segnatevi questa data, che ve lo sto dicendo da parte di Dio. Quelli che vi stanno facendo del male un giorno vi diranno: cosa devo fare per essere salvato? E vi diranno un giorno: per favore vieni a casa mia, ho bisogno che la presenza di Dio sia nella mia casa. Lo testimonio io, lo sento, io sento la presenza di Dio molto forte in questo momento. Paolo si trovò in quella prigione e fu una situazione che avrebbe fatto scoraggiare chiunque, chiunque. Ma in quel momento Paolo vide la strada di Dio. Lui si trovò in quella prigione per portare salvezza a tutti i carcerati e al carceriere, a lui e a tutta la sua famiglia. E quella situazione, possiamo dire oggi, ecco perché Paolo poteva scrivere con assoluta certezza: tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Amen. 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 Tutte le cose, tutte, non alcune, non molte, non la stragrande maggioranza, tutte le cose coprono al bene. Amen. Per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Nel mio momento di grande difficoltà di cui vi ho parlato, Dio mi ha mandato dei messaggi. Sapete come? Attraverso persone dall'altra parte del mondo. Mi sono arrivate delle email da gente che non sentivo da anni. Qualcuno mi ha scritto dall'Australia, qualcuno mi ha scritto dagli Stati Uniti e mi diceva queste parole:
stanotte mentre stavo pregando, Dio mi ha fatto vedere te in sogno, che eri in una situazione di grande bisogno. Io mi sono svegliato e ho pregato per te. Dio è con te, Corrado. Non scoraggiarti e vai avanti, perché quello che Dio ha iniziato lo porterà a te. Io sono così legato a questo versetto perché è stato quello che Dio ha usato nella mia vita nel momento del grande bisogno. E Dio si è servito di persone dall'altra parte del mondo che non sapevano niente di quello che io stavo vivendo nel mio segreto per incoraggiarmi. Vedete, Dio quando ci deve parlare trova sempre un modo per parlarci. Amen? Quindi benediciamo Dio e ringraziamo Dio. Cosa fare nel momento della prigione, nel momento delle tenebre più buie? Lodiamo e preghiamo. Preghiamo e lodiamo e Dio susciterà un terremoto spirituale. C'è potenza nella tua preghiera, c'è potenza nella tua lode, c'è potenza in quello che esce dalle tue labbra, c'è potenza, magari così in terra, calinguare fora. Signore, io ti lode, io ti ringrazio perché io so che c'è un motivo per tutto quello che sta accadendo e io vedrò quello che tu hai preparato. Io vedrò, Signore, la tua gloria, Padre, mostrarsi nella vita di Simon, nel nome di Gesù. Amen. Signore, io vedrò, vedrò la tua gloria nella vita di mio figlio Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Simon, vieni qua, bene. Vogliamo ringraziare Dio con tutto il cuore questa sera, eh? Lo ringraziamo con tutto il cuore. Dio è buono ed è meraviglioso. Alleluia. Ringraziamo Dio con tutto il cuore stasera perché c'è un motivo per ogni cosa. C'è un motivo per ogni cosa, facciamocene una ragione. Non dobbiamo ringraziare Dio per ogni cosa, ma in ogni cosa sì. In ogni cosa, in ogni tempo. Una madre che prega è l'arma più potente che Dio ha nelle sue mani. Non esistono armi più potenti al mondo di una donna che di una mamma che prega. Non esistono, guardate, non esiste. Io direi anche per una donna, per una figlia che prega per il suo mamma. Sì, no, no. Quando in maniera particolare quando si parla di una madre, sì, sì, ma io voglio dirvi una cosa, io ne ho parlato, ne abbiamo parlato altre volte, senza nulla togliere agli uomini, ok, qui presenti, senza togliere meriti a nessuno, ma la potenza che c'ha una donna quando prega è qualcosa di incredibile. Il diavolo non ha tentato l'uomo, ha tentato la donna. Quando la donna è caduta, Dio fece una promessa. Disse al serpente: io metterò inimicizia tra la tua progenie e la progenie di lei. E il seme di lei, frutto che uscirà da lei, schiaccerà il tuo capo. È come se Dio avesse messo una inimicizia particolare tra la donna e il nemico. E al contrario, a volte c'è il nemico sa usare molto più le donne che gli uomini. Perché le donne sono più sensibili. Le donne sono veramente molto sensibili alle cose spirituali. Sono molto sono usate in maniera potente dallo Spirito Santo, ok? Bimbe, venite qua, venite che prima le donne, venite, andatela a prendere e preghiamo, dai, venite qua, vieni qua, Federica, vieni. Vediamo un attimo, dai, ringraziamo il Signore con tutto il cuore. Meri, te la senti? Sì. Eh? Dacci la manina. No, dacci la manina. Ringraziamolo con tutto il cuore, dai, stasera. Ti senti di ringraziare Dio? E di lodare Dio con tutto il cuore, dai. Grazie, Padre, grazie. Io ringraziarti, Padre.
per questa sera, grazie per l'opportunità, l'onore e il privilegio che ci hai dato di essere qui, Padre, di stare insieme. Grazie per come hai incrociato le nostre strade, Padre. Grazie per ogni persona che hai messo nel nostro cammino, Padre. Grazie perché anche questa unione ha tutto c'è un motivo, Padre, e io ti ringrazio per questo quanto ti ricordo. Grazie Padre per la tua opera meravigliosa nella vita di ognuno di noi. Grazie perché tu non ti stanchi e non ti fermi mai, Padre. E anche quando noi non comprendiamo, la tua opera è sempre lì, forte e potente dentro di noi, Padre, al di fuori di noi, Padre. Grazie Spirito Santo per quello che tu fai ogni giorno nelle nostre vite. Grazie per come parli ai nostri cuori, grazie per come cambi il nostro interno, grazie per come ci guidi, grazie per come ci consigli, grazie per come tu ti muovi attraverso di noi, grazie per quello che tu hai fatto di noi. Padre, voglio benedire questa casa, voglio benedire la vita di Gesù. Io ti ringrazio, Padre, voglio ringraziarti, voglio darti tutta la lode e il ringraziamento per quello che tu hai fatto nella vita di Gesù. Grazie, Padre. Perché anche lì tu hai dimostrato che tu regni, Padre, che tu governi e che l'ultima parola su tuoi figli ce l'hai tu, Padre, che il nemico non può distruggere, non può fermare quello che tu hai decretato e stabilito, Padre. Tu sei il nostro Dio, tu sei il re di questa casa, tu sei il re della vita di Gesù, Padre. Grazie, Padre. Grazie per quel giorno, grazie per come tu l'hai tirato fuori dalla morte, Padre. Grazie, grazie Padre. Perché tu lo hai portato nel tuo regno, gli hai ridato vita e vita in abbondanza, Padre. E io sono certa che attraverso la vita di questo ragazzo noi vedremo grandi cose. Io so che tu hai un piano potente e forte per la vita di Gesù, e tutti noi vedranno quello che tu farai non solo nella sua vita, Padre, ma attraverso la sua vita. Grazie Signore, voglio benedire questa casa, voglio benedire ogni persona che sta in questa casa. Grazie perché non c'è posto per nessuno se non te, Padre, in questa casa, Padre. Grazie per la vita di ognuno di noi, Padre, voglio benedire questi bambini, Padre, che loro possano conoscerti sin da ora, Padre, sì, Signore, che loro possano conoscerti ora, Padre, affinché possano avere una vita piena, abbondante, e godersi ogni giorno, Padre, la loro vita, ogni giorno, Padre, con la gioia, con la pace, con la speranza nel cuore, Padre. Grazie per queste donne, grazie per i mariti, grazie per i loro figli, Padre. Grazie per tutte le persone che stanno ascoltando, Padre, in questo momento, Padre. Grazie, Padre, perché noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene, per coloro che amano te e sono chiamati secondo il tuo proponimento. Padre, noi sappiamo che tu sei sempre con noi, abbiamo la certezza, Padre, che tu sei sempre con noi e in qualsiasi situazione ci troviamo, tu sei coinvolto insieme a noi, Padre, perché tu hai promesso che non ci lasci e non ci abbandonerai mai, Padre, fino alla fine dei nostri giorni. E io per questo voglio ringraziarti. Grazie per come aprirai i nostri occhi, Padre. Noi desideriamo essere delle fiamme di fuoco, Padre. Delle fiamme di fuoco per portare il tuo regno ovunque andiamo, Padre. Non ci basta, Padre, vedere i miracoli nella nostra vita, ma desideriamo vedere il cambiamento attraverso la nostra vita, Padre, nei luoghi dove andiamo, nelle persone con cui parliamo, Padre. E questo è il motivo per cui viviamo, Padre. E noi sappiamo che tu ci porterai avanti, Padre, che tu ci porterai ancora più in alto e ci insegnerai a volare, Padre, come aquile, a vedere le cose dalla tua prospettiva, Padre. Io per questo voglio ringraziarti, benedico la vita di ognuno di loro, grazie per come ci accompagnerai a casa, grazie per come, per quello che compirai ancora in questa sera, Padre, nel nome potente di Gesù. Padre, voglio benedire la vita di Simon, la vita di questi bambini, Padre, nel nome di Gesù. Grazie per come tu li proteggi e li custodisci, Padre. Allontana da loro ogni opera di tenebre, Padre, nel nome di Gesù, ogni persona che non vuole il loro bene, che siano allontanate dalla loro vita, dalla vita di Gesù, dalla vita di Simon, dalla vita di queste bambine.
Nel nome potente di Gesù Cristo noi dichiariamo che quello che tu hai iniziato tu lo porti a compimento. Grazie per la forza che tu dai alle madri e grazie per come loro vedranno il frutto delle loro preghiere. Nel nome di Gesù. Amen. E così. E così, gloria a Dio. È così. No, lo dobbiamo staccare, Salutiamo. Ciao. Santina, nonnina, un bacio. Ci siete mancati, Emelina. Non so se mi dimentico qualcuno.